Lanciato nel 2018, il Nephos X9 è uno degli smartphone più completi della TP-Link. È perfetto per l'utente medio ed è pensato per durare a lungo. Anche se è un modello di fascia medio-bassa, infatti, offre caratteristiche interessanti per un prezzo contenuto, circa 200 euro. Se dopo la recensione voleste acquistarlo, nel box informazioni trovate il link all'offerta. Procediamo per prima cosa con l'unboxing. Nella scatola troviamo inclusi una cover morbida e una pellicola per proteggere lo schermo, un paio di auricolari in-ear e il caricabatterie con cavo USB. La struttura è classica, con il pulsante di accensione sotto a quelli per la regolazione del volume. Sul retro si trova invece il tasto di sblocco con impronta digitale. Le connessioni disponibili comprendono una porta micro USB per la ricarica o il trasferimento dati via cavo e un mini jack per le cuffie. Sul lato sinistro si trovano i due slot per scheda SIM e micro SD. Questo modello dispone inoltre di Bluetooth 4.1 e Wi-Fi dual band. Vediamo ora le fotocamere. Ne troviamo una frontale da 8 megapixel, che viene usata anche per sbloccare lo smartphone tramite il riconoscimento del volto. Qui un sensore da 13 megapixel viene affiancato da uno da 5 megapixel, oltre che dal flash e da un piccolo microfono integrato. Lo schermo IPS LCD misura 5,99 pollici e arriva a una risoluzione HD+. Come potete vedere, è stato adottato un design 2.5D, grazie al quale i lati sono leggermente curvi. La resa cromatica è buona e l'angolo di visione è molto ampio. Vediamo che è necessario inclinare quasi completamente lo schermo per percepire forti distorsioni. La batteria merita una nota a parte, supporta infatti la ricarica rapida ed è stata progettata per resistere a lungo nel tempo, anche dopo molti cicli di ricarica. Passiamo alle componenti software. Il Nephos X9 monta Android 8.1, mentre la patch di sicurezza risale a giugno 2018. TP-Link inoltre assicura un numero minimo di applicazioni preinstallate, quasi tutte necessarie per accedere ai servizi Google. Le foto sono di buona qualità, sia in spazi aperti che al chiuso. La resa cromatica è abbastanza accurata e l'uso dell'HDR risulta molto efficace quando le condizioni di luminosità sono particolarmente complicate. In notturna i risultati sono nella media, soprattutto considerando che concorrenti di fascia più alta non offrono una qualità molto migliore. Una pecca è la difficoltà a mettere a fuoco le aree più illuminate, come per esempio in segnal neon. La messa a fuoco automatica è la limitazione più importante anche dei video. A volte non è immediata e richiede tempo perché l'immagine torni nitida. E abbiamo trovato più rapido selezionare manualmente il punto che si vuole mettere a fuoco sullo schermo. La qualità di effetti come lo slow motion non è ottimale, soprattutto a causa del frame rate non sempre costante. Per quanto riguarda le prestazioni, dobbiamo dire che il Nephos X9 ci ha stupiti. Anche se sulla carta il processore non è molto performante, di fatto non abbiamo riscontrato particolari rallentamenti durante l'uso di più applicazioni in contemporanea. Qualche leggero difetto lo si può trovare durante le sessioni di gaming con titoli pesanti, che richiedono un grande sforzo da parte dello smartphone. I ritardi però sono limitati ai caricamenti di cutscene o di nuove partite, mentre durante il gioco ci sono a volte piccoli rallentamenti nel frame rate. A meno che non si cerchi uno smartphone pensato appositamente per il gioco, sicuramente questo modello risulterà più che adeguato. Il TP-Link Nephos X9 offre insomma un ottimo rapporto tra qualità e prezzo e possiamo consigliarlo a qualunque utente medio che cerca un modello aggiornato, con discrete capacità di archiviazione e adatto a un moderato uso quotidiano. Grazie per averci seguito e alla prossima!